Alice Muraro, Vicentina, correrà in corsia 8, 57-44 quest'anno, nella finale dei 4H, la finalista mondiale Under 20 di Nairobi, Angelica Gergo, centro sportivo esercito in corsia 7, 57-96 di personale, Rebecca Sartori, scesa quest'anno a 55-40 per le Fiamme Oro in corsia numero 6, Ayomide Folorunso in corsia numero 5, 54-73 quest'anno per le Fiamme Oro, forse la favorita, corsia 5. In corsia 4 la campionessa in carica Eleonora Marchiando per il centro sportivo Carabinieri, 56-74 quest'anno. In corsia numero 3 Linda Olivieri, 56-07 quest'anno per le Fiamme Oro di Padova. E poi due junior, Alessia Seramondi al personale ieri a 58-56 per l'Atletica Brescia e Ludovica Cavo che è scesa fino a 58-26, lei che è junior al primo anno, ha distrutto il primato personale per l'Atletica Serravallese, è stata molto brava nelle batterie a ritagliarsi uno spazio in questa finale in cui non avrà assolutamente nulla da perdere ma tutto da guadagnare nella sfida alle grandi dei 4H in chiave tricolore. Ayomide Folorunso ha vinto questo titolo a Rieti 6 anni fa, ma anche nel 2019 a Bressanone, nel 2020 a Padova, ha un primato personale da 54-65 a 11 centesimi dal primato italiano di Adislei di Petroso Neomamma. Cavo in corsia 1, Seramondi in 2, Olivieri in 3, Marchiando in 4, Folorunso in 5, attenzione a Sartori in corsia 6, poi Gergo in 7, Muraro in 8. Vedremo anche la gara di Marchiando, che è abilissima quando le sfide tricolori siano molto serrate, l'abbiamo visto anche nei 400 indoor, molto forte Sartori subito in corsia 6, molto bene anche Olivieri all'interno, Fiamme Oro cercano la tripletta con Sartori, Folorunso e Olivieri. Sartori e Folorunso nelle prime posizioni, Olivieri in terza per una curva che ora vede Ayomide Folorunso prendere con decisione il comando all'ottavo ostacolo, mentre le ragazze si presentano al rendezvous del rettilineo finale. Folorunso, poi risale Olivieri al pari di Sartori, molto bene anche Marchiando in questo finale, ma è Folorunso ad andarsi a imporre. Attenzione al tempo che andiamo a puntare, 54-60 va al primato personale Aio Folorunso, va a sfiorare il primato italiano la regina dell'Universiade, aveva 54-65 e si inserisce, si avvicina ulteriormente al limite di Yadis Petroso. Grande gara di Ayomide Folorunso, che ha avuto peraltro anche un punto di riferimento perfetto nella corsia esterna, la compagna di club Rebecca Sartori. Adesso rivedremo nel replay l'epilogo anche per le posizioni alle spalle dell'aspirante pediatra delle Fiamme Oro, della campionessa italiana assoluta per la quarta volta. ...54-60 confermato, secondo italiano della storia, tempo italiano della storia dietro il 54-54 di Adis Petroso del 2013. Era l'atleta italiana più in forma, lo sapevamo, l'aveva dimostrato anche di recente nella doppia trasferta internazionale, la doppia esperienza internazionale, 54-84 al Golden Gala, 54-73 a Turku. E oggi ha migliorato il tempo di Turku, come ha fatto, ha migliorato la misura di Turku nettamente anche Elena Vallortigara. Andiamo a vedere il finale quindi con la sfida per l'argento tra le tre compagne d'allenamento. Sartori ancora molto bene nel finale, Marchiando è andata a prendere il bronzo davanti a Olivieri. Quinta posizione per Muraro, 54-60 il tempo ufficiale di Folorunso, 55-43 per Rebecca Sartori a sfiorare il personale, bronzo Marchiando 55-69, Olivieri è quarta comunque per la prima volta sotto i 56 in questa stagione, 55-95 personale per Alice Muraro, quinta 57-07, sesta che